Questa, qui stiamo nei pressi della GIP, vedete, non diamo colpa sempre all'amministrazione, vi sono dei terroristi ecologici che operano queste cose, vedete i cassonetti vuoti, questo lo dicevamo prima con l'amministrazione Raimondi e lo diciamo oggi. Beh, l'isola ecologica sta a 100 metri da qui, potrebbero andare lì a scaricarli, ma no, vedete i cassonetti sono vuoti, però rimproveriamo l'amministrazione per non curare gli alberi che abbiamo fatto impiantare noi dell'amministrazione Raimondi, vedete, secchi, ci vuole solo un po' d'acqua e nessuno ci pensa. Guardateli, questi fino alla fine dell'estate seccheranno perché privi di acqua. E qualcuno già è secco, qualcuno è verde perché i commercianti qui vicino pensano ad innaffiare, ma il comune, vedete quello là, completamente secco. Qua provvede qualcuno a innaffiarlo, questo qua. Attende una restyling di tutto rispetto finanziato dalla regione per oltre 300.000 euro per approfondire. Eccoli qua, questi li ho fatti piantare io per dare un po' di verde a questo rione. E vedete invece qua stanno seccando tutto. Sta vedendo i comuni di tutta Italia le prese con disposizioni che potranno essere rese definitive sulle cose che il governo avrà chiarito le idee. Rivediamo l'assessore Leccesa, abita qua dietro. Non li vede quando passa, dico io. Del gruppo Monte Sabbiati Comune ha impedito voto un anno al provvedimento ritenuto ancora troppo esoso nei confronti delle più vessate tasche dei cittadini, come sottolineato dal capogruppo.